Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in un ryokan tipico della città di Takayama. Quindi rispetto a ieri siamo in un'altra città a circa un paio d'ore di distanza. Il ryokan è un hotel, diciamo, tipico giapponese che ha delle caratteristiche interessanti che ora vedremo insieme. È la prima notte per me in un posto così, quindi sono contenta, sono anche emozionata. Vediamo la camera che ci hanno assegnato, com'è fatta, così poi ridiamo magari un po'. Allora, intanto soffitti sempre bassissimi. Allora, la camera è molto semplice, c'è la moquette per terra, qui bisogna lasciare le ciabatte che danno in dotazione e si sale sul tatami, che è questo pavimento in giunco che avevamo visto già nella casa dei samurai. In pratica, in realtà è molto semplice come stanza, vabbè, c'è il bagno chiaramente qui, però diciamo che la cosa più interessante sono questi due futon dove dormire, quindi proprio il letto tradizionale giapponese, quindi il materasso per terra, sotto c'è una specie di bancale di legno su cui è appoggiato il materasso, cuscini sempre piccoli ovviamente, piumino e aria condizionata accesa a manetta. Sembra di essere in ufficio alla Muraro Viaggi. Allora, poi non è che ci sia tantissimo, perché loro ti danno un mini armadietto dove si trovano gli asciugamani e i kimoni, che sarebbero tipo, che hanno la funzione degli accappatoi, che servono per andare nell'onsen, che è il bagno caldo tipico giapponese, dove si può andare a fare una specie di terme, diciamo, con l'acqua molto calda. E poi vedete tutto appoggiato per terra, quindi vabbè, come modernità c'è la televisione. E poi la nostra camera ha anche questo spazio un po' salottino, sempre tutto per terra, sempre tutto molto basso, e comunque devo dire sicuramente un bel posto, ecco. Qui ci sono le imposte proprio tradizionali, quindi con gli scuri che si aprono e si chiudono. E vabbè, fuori non è che sia un granché, però vabbè, pazienza, teniamo chiuso che è più bello, voilà. Ecco, adesso sarà massa. Ecco, vabbè, qua c'è tutta un'arte. Ok, ecco, quindi spero che la nostra camera nel ryokan vi piaccia. Casomai domani vi farò sapere come si dorme su questi futon. Speriamo bene per il mal di schiena, comunque in teoria dovrebbe andare bene. Grazie a tutti, bacioni!